Allora, sempre la stampa, il Cavaliere ottiene garanzie solo su Giustizia e Televisione, quindi niente Letta, ma su Giustizia e Televisione avrebbe ottenuto garanzie. Oddio, e chi glielo dice a quelli del Fatto? Allora, spieghiamo, si tratta di garanzie relative, cioè si tratta del fatto che Monti non, su Televisione e Giustizia non agirà motu proprio, quindi deve agire il Parlamento. Siccome finché rimane questa legislatura al Senato Berlusconi è la maggioranza, immagino che non possano passare misure sulla giustizia o sulle televisioni ostili o non gradite a Berlusconi, però non passano neanche le misure berlusconiane, credo, non lo so, poi vediamo. Triste solitario in finale, l'ultimo giorno da Premier, questo è l'articolo di Michele Brambilla che finisce. Ehi fu, questa è l'ode alla immorte di Napoleone di Alessandro Manzoni. Risorgerà ancora? Questa volta, ci ha detto alla buvette un pezzo grosso del PD, è finita davvero, lo sa anche lui. Un giorno, il più tardi possibile, gli auguriamo, leggeremo da qualche parte un consigliere comunale ha proposto una via a Silvio Berlusconi. Perché noi italiani siamo fatti così. Prima applaudiamo, poi insultiamo, quindi rivalutiamo. Ai posteri l'ardua sentenza, sempre Manzoni. Per ora c'è un uomo sconfitto che lascia un paese rissoso e sull'orlo del fallimento. Che ne sarà di lui da qui a qualche mese non è dato immaginare. Da un punto di vista politico, economico, giudiziario e forse anche fisico, perché la botta è stata tremenda. Le monetine, le corna, i cori, la piazza dell'addio a Silvio. Monti al lavoro sul programma, primo ostacolo, la patrimoniale. Scrive Marcello Sorgi, resta da capire il punto della legge elettorale. Monti non dovrebbe farne cenno nelle comunicazioni che darà al Parlamento, ma il problema esiste. Se la Corte Costituzionale darà via libera al referendum, sarà logico un tentativo di arrivare a un compromesso per una legge diversa dal Porcellum, prima che si aprano le urne. Ma se invece si arriverà al voto, la necessità di trasformare in legge il responso delle urne referendarie potrebbe allungare i tempi di un governo che al momento nasce guardato a vista dai partiti che lo sostengono, ma non ne fanno parte. Stabilità, anche la Camera vota il sì, e poi le pagelle del governo, promossi e bocciati. Il Messaggero, finiamo con il Messaggero, Berlusconi lascia, sì a Monti, scrive Mario Aiello, come sarebbe stato l'ultimo giorno di Berlusconi se l'è chiesto per quasi 20 anni la metà degli italiani, o forse tutti, considerando i favorevoli e i contrari. Ora eccolo l'ultimo giorno, quello del game over, del 12 dicembre, festa della liberazione, del sic transit gloria mundi, come Silvio disse in morte di Gheddafi, gridati dalla folla insieme al grazie napolitano del cavaliere che subito dopo essersi dimesso lascia il palazzo del Quirinale da un portone secondario di nascosto per evitare le ingiurie che gli sarebbero piovute addosso in questo dies irae, così è stato mozartianamente ribattezzato da parte di migliaia di persone che si affollano sul colle e vogliono fargli la festa. Così scrive Nello Aiello, verso l'interim all'economia, Amato e Ornaghi tra i ministri. È la Gazzetta Sportiva che celebra non Mario Monti, ma un altro Super Mario Bis, Mario Balotelli, naturalmente una battuta di Gene Gnocchi con cui veramente chiudiamo. Scrive Gene Gnocchi, dopo le dimissioni Berlusconi tornerà presidente del Milan. Allegri, che peccato, mi stavo abituando a fare io la formazione. Allora, grazie. C'è una giornalista del innominabile che a questo punto ci darà le nostre notizie. Sì, però prima la pubblicità, prima mi dicono. La pubblicità. E a considerare tutto questo, le dimissioni da Presidente del Consiglio di Berlusconi, la fine di un'era e anche la stampa internazionale che ha sempre prestato molta attenzione all'evolversi della situazione politica e soprattutto negli ultimi mesi non ha risparmiato critiche alla conduzione politica, alla gestione politica in particolare della crisi da parte di Silvio Berlusconi. Allora vediamo subito come riportano le dimissioni, ma anche questa giornata, le analisi
un'analisi sui giornali internazionali. Sì, allora abbiamo scelto un quotidiano conservatore, uno di area progressista per quanto riguarda Spagna e Francia. Partiamo proprio dalla Spagna, vi facciamo vedere il titolo del Mundo. Eccolo qua, Napolitano inizia oggi le consultazioni per formare un governo con Monti in prima linea, con Monti come presidente del Consiglio. Ma scorrendo proprio il Mondo vi facciamo vedere che il giornale spagnolo si domanda: ma è veramente finita l'epoca Berlusconi? Ciao Silvio, questa è la domanda da farsi. E le opzioni per Berlusconi, per il futuro del Premier: un esilio dorato, dedicarsi al suo impero di aziendale oppure un ritorno in politica. Quale sarà il suo futuro? Questa è la domanda che si pone il Mundo. Vi facciamo vedere il País, schierato sull'altro fronte politico, molto vicino al Partito Socialista. L'uscita di Berlusconi apre una nuova era in Italia. La crisi che porta all'uscita del primo ministro, che ha segnato la vita politica italiana, l'ultimo passo dopo che il Parlamento, il Congresso, così lo definisce il País, ha varato le riforme volute volute fortemente dall'Unione Europea. Mario Monti, l'economista Mario Monti, è il meglio messo per succedere a Berlusconi. Mario Monti che, nella lettura che dà il País, diventa il gentleman tecnocrate, così il quotidiano spagnolo. Vi facciamo vedere poi Le Monde. Titolo secco per il francese Le Monde: Silvio Berlusconi si è dimesso, lascia l'Italia nello stesso modo nel quale lo ha trovato, quindi dopo 17 anni le riforme, la rivoluzione liberale non c'è stata per Le Monde. Sempre per quanto riguarda la Francia, Libération invece sceglie la festa di piazza, abbiamo visto anche le immagini nelle combo di Ballarò. Roma in giubilo festeggia le dimissioni di Silvio Berlusconi, ma poi Libération si chiede, esattamente come faceva il Mundo, quale futuro per Silvio Berlusconi. Allora vediamo le opzioni sul tavolo per il quotidiano francese. Berlusconi, questo è ancora il titolo precedente, scusate, adesso ci arriviamo, eccolo qua. Berlusconi ha davanti a sé la strada di un esilio dorato, magari ai tropici, un tentativo di ritorno, oppure ripiegare sui propri affari familiari o magari chissà nella gestione del Milan. L'ex presidente del Consiglio deve scegliere subito la nuova strada da intraprendere. Il Financial Times: Berlusconi rassegna le dimissioni dopo il voto, ma anche il Financial Times dice attenzione a dare Silvio Berlusconi per morto. Chiudiamo con il New York Times: Berlusconi lascia, l'Italia pulsa per il cambiamento, e la foto, proviamo ad ingrandirla, è quella che arriva da Palazzo, da Piazza Colonna. La copertina del Time ridisegnata, invece della scritta Time c'è la scritta fallimento. A te, Elena. E vediamo dunque che la stampa internazionale analizza l'epoca Berlusconi.